In caso di condanna, esiste un modo per evitare il carcere? Esiste un modo per congelare la tua pena? Esiste un modo per rottamare la pena? E se sì, in che modo? Te lo spiego in questo video. Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. Più semplicemente, assicuro la miglior difesa a tutti coloro che stanno vivendo un orrore giudiziario. Rispondo subito alla domanda posta nell'intro. È possibile congelare e rottamare la pena di giustizia? La risposta è sì. Questo è possibile attraverso l'istituto della sospensione condizionale della pena, o più comunemente intesa come pena sospesa. Significa che la pena erogata viene sospesa perché il giudice, in base agli atti di causa e alla valutazione della tua persona, emetterà un giudizio prognostico positivo. Tradotto dall'avvocatese, scommette che farai il bravo, non ti macchierai di altri reati e dunque ti regalerà un bonus. Ma vi è di più. L'ordinamento ti dà la possibilità, passami il termine, di rottamare il reato. Infatti, ad esempio, se si tratta di un delitto, la pena rimarrà sospesa per 5 anni. Al termine dei 5 anni, il reato si estinguerà. Attenzione però, per ottenere la concessione della pena sospesa, occorre che sussistano determinati presupposti e condizioni. Prima di tutto, la pena detentiva comminata dal giudice in sentenza non deve essere superiore a 2 anni di reclusione. Facciamo un esempio. Ti contestano il reato di truffa, truffa aggravata per aver frodato lo Stato. Pena edittale da 1 a 5 anni e la multa da 309 euro a 1.549 euro. Bene, se il giudice decide per una pena finale di 2 anni di reclusione, allora sei nel range per ottenere la sospensione condizionale della pena. Seconda cosa, che se ne pensi, la pena sospesa non viene concessa in automatico, ma occorrerà che il tuo difensore in aula argomenti con un'adeguata motivazione le ragioni per le quali ti asterrai dal commettere altri reati. Il giudice quindi in sentenza scriverà che prevede che ti asterrai dal commettere altri reati. Ma cosa succede se eri già gravato da altro precedente penale? Ti potrà essere concessa egualmente la pena sospesa? In altre parole, hai commesso il reato di truffa, ma nel casellario giudiziale compare che l'anno precedente avevi commesso un altro reato di truffa. L'articolo 164 del codice penale stabilisce che la sospensione condizionale della pena può essere concessa una sola volta. Attenzione, c'è uno spiraglio. Il giudice potrà comunque disporre la pena sospesa, a condizione però che la pena del nuovo reato, cumulata con la pena del reato precedente, non superi i 2 anni di reclusione. Quindi si tratta di fare una semplice addizione. Se per il primo reato eri stato condannato, ad esempio, a 8 mesi di carcere, con pena sospesa e per il secondo reato vieni condannato ancora ad 8 mesi, allora, non sforando il tetto dei 2 anni, potrai ottenere il beneficio di legge. Chiaramente in questo caso il tuo difensore dovrà motivare ancora meglio le ragioni per cui tu sia considerato meritevole di questo beneficio di legge. Bene, se ti è piaciuto questo video, lascia un tuo mi piace e iscriviti al canale. Sarai sempre aggiornato sull'uscita dei miei video. Se desideri affidare il tuo caso giudiziario, chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti, perché io sono Francesco D'Andrea e sono dalla tua parte.